siamo fuori dal tunnel. Questo si chiedono CGIL, Federconsumatori e lo chiedono anche al vice ministro all'economia Enrico Zanetti. Un quesito dunque al centro del convegno che si è svolto alla Borsa Merci di Arezzo, per parlare ovviamente del crack Banca Etruria e del decreto sui rimborsi, ma anche dell'intero sistema locale del credito e dell'economia aretina. Ovviamente c'è un intreccio tra risparmio e territorio, quindi occupazione, economia. Poi verrà fuori chiaramente anche alcune valutazioni del decreto. Noi siamo perché di fronte a raggiri e a truffe bisogna avere il rientro di tutto quanto si è perso. Poi non ci piacciono alcune questioni, il collegamento alla velocità di rimborso legato anche al fattore del reddito. No, non va bene, questa è una cosa che discrimina, perché di fronte a raggiri e truffe non c'è differenza di reddito che tenga. Il malcontento ovviamente è legittimo, io scenderei però due parti: la parte legata alla necessaria verifica di tutte le responsabilità, sia di chi ha gestito sia di chi doveva controllare, e poi c'è invece la parte legata agli interventi del governo per cercare di dare delle risposte agli obbligazionisti subordinati, e queste risposte, ribadisco, oggi consentono con un arbitrato di poter riavere indietro tutto, anche se emergesse che tutti hanno diritto, perché abbiamo tolto i tetti massimi come era giusto fare, e in più per alcuni con un livello reddituale o di patrimonio medio piccolo anche la possibilità di valutare in alternativa se scegliere una procedura automatica. Quindi ripeto, le risposte potranno magari non soddisfare in pieno, ma sono delle risposte abbastanza consistenti. Davanti ad una nutrita platea composta principalmente dai risparmiatori azzerati sono intervenuti il presidente nazionale Federconsumatori Rosario Trefiletti, Andrea Sereni, il presidente della Camera di Commercio di Arezzo ed infine l'amministratore delegato di Nuova Banca Etruria Roberto Bertola. È una banca del territorio, è una banca che ha più di 130 anni di storia, che per un breve periodo ha compromesso o ha rischiato di compromettere tutto questo grande lavoro storico. Noi siamo qui per cercare di riprendere questo discorso interrotto da questi anni e per far sì che il futuro sia il futuro migliore possibile per la banca e per il territorio che rappresenta. Risposte concrete e rimborsi totali, queste sono state le principali richieste degli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria. Dovrebbero essere in grado di ridare tutto ciò che ci è stato mal tolto, come hanno fatto poi la svelta il 22 di novembre. Dovrebbero fare altrettanto, non di passare mesi, mesi e mesi, perché noi siamo stanchi fisicamente, psicologicamente, ma ancora non si dimorde. Domanderemo perché così tante fasce di risparmiatori sono ancora escluse da questo decreto dei rimborsi e chiederemo sicuramente di perfezionare questo decreto cercando almeno di far rientrare tutti gli obbligazionisti.